Sicilia è alla medesima altezza, per cui la montagna diventa un elemento familiare. Si può parlare con la montagna, ma senza bottiglia la montagna è troppo distante. Ecco, ci sono piccoli accorgimenti di quel tipo. Io direi facciamo a modalità un po' di intervista. Venite dentro. Anche io prima questo, la particolare composizione di questa architettura e sottolineavo l'importanza del repertorio delle differenze di queste finestre. Quella piccola, quella nastro, la grande finestra della doppia altezza, per far capire loro. E magari il maestro ci può dare qualche parola in più per far capire loro quanto questi elementi siano fondamentali nella costruzione del rapporto tra interno ed esterno. E non basta prendere un serramento qualunque, aperto o chiuso, e metterlo, come dire, in maniera indifferenziata sui quattro lati della casa, perché una casa ha un orientamento. E quindi questi, come degli occhi, giustamente si aprono e si chiudono seconda di quello che vogliamo far entrare e quello che non vogliamo far entrare, che sia luce, che sia veduta, che sia aria. Vero maestro? Sì, per esempio qui vediamo, qui è una finestra di soggiorno che non lascia guardare fuori diretto, no? Io ho voluto nascondere tutte le porcherie che ci sono attorno. Ecco. E quindi quello è un motivo e lascio intravedere solo la montagna. Lo vedete da lì, che bello. Quanto è importante questa cosa. Mentre di qui c'è l'apertura, è logico, perché c'è l'uscita, c'è un rapporto diretto con il sé. Certo. Ci raccontava prima anche della camera che sta qui sopra. C'è una camera sopra, a nord, sì, che aveva la vista sull'entrata, la grotta d'entrata era là. Sì. Ma non aveva la vista sul lago, perché siamo a nord. E allora il problema è come dare il lago alla finestra, questa camera qui, sì, che sta di sopra. Ho fatto un piccolo balcone qui e attraverso tutta la casa vede il lago. Praticamente di là c'è la possibilità comunque anche a questa camera di fargli. Quindi se andate su di sopra vedete che c'è questo rapporto diretto fino al lago per la camera che non potevo rivelare. Vedete, poi questo è importantissimo, no? Vedete che, come dire, da fuori si coglie, se uno la sa leggere, la complessità di questo organismo architettonico, ma dentro è un'apoteosi. Sembrano piccoli spazi, anzi, in certi casi giustamente sono piccoli per dare anche il senso della vicinanza, no? Allo stesso tempo la loro capacità di relazionarsi tra di loro costruisce una moltiplicazione, no? Una moltiplicazione di spazialità, perché guardate l'importanza di questa doppia altezza, per esempio, e anche l'importanza del salire, no? Questo percorso, no? Dello scivolo di ingresso, no? Lento lento, poi c'è una piccola accelerazione, poi si deve ruotare di 90 gradi, poi di 180 gradi, poi si risale, è tutto un percorso di graduale, no? No? Avvicinamento da uno spazio esterno pubblico a un interno privato fino a, come dire, e lo spazio esterno viene dentro e quello dentro va fuori, no? questa capacità che in rarissimi casi si ha nell'architettura, e questo è uno di quelli, di riuscire veramente a far cantare lo spazio con pochissimi mezzi, dal punto di vista ovviamente della geometria, dal punto di vista del materiale. Qui ci sono soltanto verticali e orizzontali, no? Piani verticali. Le uniche cose inclinate sono i piani orografici del terreno, no? E questa cosa permette appunto che le due componenti, quella dell'artificio intellettuale da una parte e quella dell'artificio divino dall'altra, riescano a integrarsi. Ho detto giusto. Una cosa, vediamo se di sfruttare. Una cosa che ci raccontava prima e che mi piacerebbe che anche voi sentiste è questo piccolo segno, apparentemente piccolo segno, che era il ponte d'ingresso originario che Luigi aveva pensato. Qui c'è un viale,
un torrente. Poi, per marcare la presenza del viale, prima avevo messo la casa, no? Come in una valle, eh? Per così, è l'unica casa girata così. Perpendicolare. Tutte sono così, no? Grata non lave, circa. E entrando da qui, qui devo fare un ponte. Dovevo fare un ponte. E il ponte marca il viale, no? Purtroppo questo treno non è stato venduto. E quindi non abbiamo potuto. Abbiamo dovuto introdurre quella stupida entrata da adesso. Che è il terreno dove c'è il garage, esatto. E che noi naturalmente nel nostro progetto ne terremo conto anche di quello spazio lì. Sì. Facciamo finta che questo garage non esista. Sì, esatto. Io gli ho fatto una domanda imbarazzante prima, alla quale non ha risposto, magari ci penserà. No, che io gli ho chiesto prima che noi dobbiamo progettare questa piccola dépendance, gli ho detto lui come la farebbe. Vediamo dopo pranzo se gli viene qualche idea. Non me la dice. Non ce la dice. Non so dove la mettere. Ah, vedi com'è furbo, non ce la vuol dire. Io so dove tu la metteresti. Ti paga bene. Noi alla fine gli manderemo i nostri esperimenti e vediamo se ci abbiamo azzeccato. Sì, no, mi piacerebbe che anche loro sentissero ancora un po' anche tutte le cose che abbiamo detto prima. Abbiamo parlato prima un po' anche della cosa buffa della l'architetto delle multe. Ah, sì. Sì, io dico, non ho mai fatto una casa senza pagare la multa. Dal Dine. Certo. 30.000 franchi. E così volevano farmi pagare la multa perché l'altezza massima di questa casa doveva essere di 7,50 m. C'avevo quel pilastro lì che fa 10 metri e quindi quando sono venuti a controllare ho riempito di terra fino all'altezza della casa. Non ho pagato la multa, l'hanno misurato, era prima. Senta, posso fare una domanda? Com'è stato il rapporto con la sua committenza in questo caso? Questa signora che era una donna intelligente, interessata. L'unico lato negativo era tirchia. Tirchia, prima di tirargli fuori un centesimo non ce ne aveva. Ma se no era una donna fantastica. Una vecchia donna, aveva quasi... passava gli 80. Russa. Aveva un marito russo, capitano, che è stato confinato in Siberia, sotto Stalin, e lei poi è fuggita in Svizzera. Di origine ebrea. Di origine ebrea. Per cui tirchia. L'altra cosa che ci ha raccontato, che mi sembra importante, è che ci diceva che lui nelle sue case non ha mai progettato o comunque suggerito gli arredi. Solo all'inizio, per i primi 10 anni. Ecco. Poi ho sempre rifiutato di fare arredamenti. Infatti io ho fatto un edificio in Olanda, quasi 300 metri, un grande edificio. Master. E lì Sisa ha fatto una torre, bravo Sisa, e lui ha arredato l'appartamento finale. Loro volevano che io arredassi uno degli appartamenti. Io ho detto di no, io faccio solo immobili e non mobili. E loro si sono arrabbiati e alla fine ho dovuto cedere qualcosa. Allora ho fatto un tavolo da pranzo. 1500 kg. Al settimo piano, e è invitato poi dentro, quello lì non lo si può muovere, quindi è immobile anche lui.
E ho dovuto distruggere ancora la casa. È forte perché Luigi Snozzi è sempre stato il reazionario del, una delle cose belle che appunto definito come tante definizioni gli hanno attribuito, ma come appunto l'archetto della resistenza. Questo mi sembra molto bello perché ha un valore sociale, politico, preciso. Ho ricevuto anche la tessera dei partigiani, ecco, d'Italia. Io ricordo che tanti anni fa sentivo una sua conferenza a Bergamo, organizzata dal professor Sergio Crotti, e una domanda forse banale, però insomma onesta, che fu: lei da dove parte quando fa un progetto? Rispose: dal parcheggio. Non so se lo ricorda, probabilmente si riferiva a un progetto per il, se non ricordo male, per il Parlamento del Lussemburgo, a Vaduz, no, è Liechtenstein. Sì. E disse: parto dal parcheggio, non per una, come dire, sorta di omaggio all'automobile, ma per dare il senso dell'importanza della circolazione come punto di, come dire, fondamentale per la costruzione poi dei muri. Io metto dove si può passare, non metto i muri, dove si passa apro, faccio in modo tale che si inviti appunto a questa circolazione all'infinito, no? Partendo appunto dal parcheggio. E questa cosa lì io la trovai assolutamente cristallina come ipotesi. Ragazzi, che dai. Dite? Non ho mai sentito la vista qui. Dai, è il vostro turno. Però è vero, questo, no? Magari quelle cose. Come vi è sembrato il fatto che avete prima disegnato la casa, poi adesso come vi sentite? Anche se non avete ancora ben vista, almeno avete visto l'esterno. Mi piace molto questa risposta, perché mentre tutti gli altri erano una sezione aurea. Avete qualche domanda? Sono senza parole. Sarà stata la salita del...